Yoni Zagir domina la cronometro del Tour de Suisse 2016. Il portacolori della Movistar sfodera una prestazione sopraffina nell'ottava tappa della prova elvetica, sbaragliando la concorrenza lungo i 16 km di percorso. Zagir in discesa raggiunge la stratosferica velocità di 114 km orari e riesce ad affibbiare un distacco in doppia cifra a tutti i suoi avversari, a partire dal sorprendente Miguel Ángel López. Per quanto riguarda la classifica generale, Barguil è costretto a soccombere, nonostante una prova dignitosa, e a cedere la maglia di leader proprio all'ottimo López, che ora può guardare con ottimismo alla tappa conclusiva. Penyelesaian sprint dan mereka leading cukup lama dan ternyata placing atau penempatan roda depan dan the winner